Buongiorno a tutti, io sono Cristina Innocenti, sono psicologa e psicoterapeuta e da qualche anno pratico la mindfulness e da un po' di tempo anche la insegno. Quindi vi parlerò proprio della mindfulness. Che cos'è la mindfulness? Mindfulness è presenza mentale alla quale si arriva attraverso la consapevolezza. Presenza mentale che cosa significa? È una parola molto difficile da capire, a meno che non la si pratichi, perché l'unico modo per comprendere davvero la mindfulness è praticarla. Però intanto proverò a darvi qualche informazione attraverso le parole di un monaco vietnamita che per noi è un punto di riferimento nella meditazione, che si chiama Thich Nhat Hanh. È un monaco molto anziano che vive in Francia, dove gestisce un monastero con la meditazione tibetana. Lui si esprime a proposito della presenza mentale in modo molto efficace, ve lo voglio leggere. 30 anni fa, quando ero ancora novizio alla pagoda di Tu Heu, lavare i piatti non era certo un compito gradevole. Durante la stagione del ritiro, quando tutti i monaci rientravano al monastero, due novizi dovevano cucinare e lavare i piatti per la comunità, che comprendeva a volte più di 100 monaci. Non c'era detersivo, solo cenere, pula di riso e fibra di cocco. Lavare quella montagna di scodelle era un lavoraccio, specialmente d'inverno, quando l'acqua era fredda, gelata. Inoltre, prima di cominciare a strofinare, bisognava mettere a scaldare un pentolone d'acqua. Quando si lavano i piatti, bisognerebbe soltanto lavare i piatti, il che significa che mentre si lavano i piatti, bisognerebbe essere pienamente consapevoli di stare lavando i piatti. A prima vista può sembrare un po' sciocco, perché insistere tanto su una cosa così banale? Ma è proprio questo il punto. Il fatto di essere qui a lavare queste scodelle è una meravigliosa realtà. Sono pienamente me stesso, seguo il mio respiro, conscio della mia presenza e conscio dei miei pensieri e delle mie azioni. Nulla può sballottarmi qua e là a suo piacere, come una bottiglia in balia delle onde. Com'è stato per voi ascoltare le parole di Thich Nhat Hanh? Secondo me questo brano è molto potente. Thich Nhat Hanh, nel suo linguaggio poetico, è molto potente. La frase che colpisce me in particolare è: nulla può sballottarmi qua e là a suo piacere, come fossi una bottiglia in balia delle onde. Ecco, nel momento in cui mi fermo ad ascoltare queste parole, prendo contatto con quello che esse muovono dentro di me. Quindi le ascolto lentamente. Magari me le scrivo e me le rileggo fermandomi con quelle parole insieme a loro. Ecco, quello è l'atteggiamento mindfulness di cui stiamo parlando. La possibilità di fermarsi, in questo caso di ascoltare le parole e di ascoltare me stesso mentre ascolto quelle parole. Che cosa succede dentro di me? Sballottati dalle onde. Che cosa ci può sballottare come una bottiglia in mezzo alle onde davvero? Sono gli eventi stressanti della vita. Gli eventi stressanti sono quelle cose che ci capitano all'improvviso, le cose dolorose. Quello che stiamo vivendo in questo momento è molto stressante, l'essere rinchiusi in casa, reclusi. Lo stress non è qualcosa che viene dall'esterno di noi, ma è una nostra reazione ad un evento che percepiamo come minaccioso, come estremamente doloroso o ansiogeno, e che percepiamo come una minaccia per la nostra sopravvivenza. Ecco che si attivano tutta una serie di reazioni fisiologiche a questo evento stressante, e questa è una reazione di stress, ovvero il cuore inizia a battere più velocemente, il fiato si accorcia, la pressione arteriosa si alza, alcuni ormoni vengono emessi in maniera superiore alla norma, il sonno subisce dei cambiamenti, possiamo non dormire tanto bene, avere dei risvegli improvvisi. Possiamo avere dei pensieri invasivi, molto negativi,
che ci preoccupano e aumentano il nostro stato di preoccupazione. E poi possiamo avere l'impressione di non riuscire a gestire bene le emozioni che proviamo, la paura, la rabbia, la tristezza. Tutto questo è il modo in cui noi reagiamo a una fonte di stress. Noi abbiamo anche altre opzioni. Intanto c'è da dire che quando uno stress è troppo prolungato o troppo forte, queste reazioni tendono ad automatizzarsi e quindi noi viviamo tutto questo stato di accelerazione e di allerta anche in alcuni momenti in cui non esiste un fattore stressante reale, perché certi meccanismi forse si sono automatizzati nel momento in cui abbiamo vissuto delle situazioni veramente, veramente troppo difficili per noi. Ma in ogni caso, sia che il nostro stato di stress sia fisiologico o sia diventato patologico, noi abbiamo la possibilità di riflettere su altre forme di reazione allo stress, che possiamo di distinguere chiamandole risposte allo stress piuttosto che reazioni. Per attivare una risposta allo stress che ci permetta di stare in mezzo alle difficoltà rimanendo solidi, stabili e lucidi, noi dobbiamo recuperare prima di tutto la consapevolezza, quello di cui si parlava prima. Provare a ritornare in uno stato di presenza mentale, anche di fronte a cose che possono essere molto, molto difficili e spiacevoli. Allora, ascoltiamo ancora una volta Thich Nhat Hanh che prosegue il suo discorso sulla presenza mentale nel tentativo, attraverso degli esempi, di farci capire di che cosa stiamo parlando. Un mandarino è fatto a spicchi. Se sai mangiarne uno spicchio, probabilmente potrai mangiarlo tutto. Ma se non sai mangiare uno spicchio, non puoi mangiare il mandarino. Jim capì, mise giù la mano lentamente e si concentrò sulla presenza dello spicchio che aveva in bocca. Lo masticò attentamente prima di allungare la mano per prenderne un altro. In seguito, quando Jim finì in prigione per le sue attività contro la guerra, mi chiedevo se avrebbe sopportato di stare rinchiuso tra quelle quattro mura e gli inviai una breve lettera. Ricordi il mandarino che ci siamo divisi quando eravamo insieme? La tua reclusione è come il mandarino. Mangiala e diventa una cosa sola con lei. Domani non ci sarà più. Bene, a questo punto vi do il benvenuto alla pratica mindfulness e speriamo che questa cosa possa diventare parte della struttura del tempo delle vostre giornate in questo momento specialmente così difficile. Può sembrare paradossale la proposta di chiudere gli occhi in un momento proprio in cui si soffre così tanto la mancanza del contatto con gli altri, la mancanza di relazione, ma è proprio per ritrovare il contatto con noi stessi e con la presenza dell'altro dentro di noi che chiudiamo gli occhi. E decidiamo di metterci in ascolto, di osservare senza giudizio il fluire dell'esperienza dentro di noi e fuori di noi con gli occhi della mente, una mente che torna ad essere capace di cogliere tutte le sensazioni, le emozioni, le forme che l'esperienza di essere vivi contiene dentro di sé ed offre anche a noi. Quindi con le colleghe Cecilia Waldecranz e Neus Lopez Calatayud abbiamo deciso di offrirvi quella che è la nostra esperienza della mindfulness per aiutarvi ad attraversare lo stress che state vivendo nelle vostre case. E quindi abbiamo ideato un percorso. Ogni venerdì uscirà una traccia audio con una meditazione che abbiamo scelto per voi. E quella traccia audio sarà accompagnata da un breve video nel quale il conduttore si presenterà e vi darà le informazioni che vi servono per poter eseguire al meglio quella pratica. Vi suggeriamo di ripetere quella pratica che vi proponiamo ogni giorno durante quella settimana e anche di cercare un'attività, di scegliere un'attività quotidiana
consueta, decidendo di svolgerla in modo da acquisirne piena consapevolezza. Quando vi dedicate alla cura del corpo, quando preparate il cibo, quando accudite un bambino o coltivate una pianta o state insieme a una persona anziana, quando lavate i piatti o mangiate un mandarino, proprio come ci ha suggerito Thich Nhat Hanh, lasciando che l'esperienza vi assorba momento per momento. Un po' avevo riflettuto come facevamo da bambini, saremo così tanto presi dal gioco della vita che quella cosa che stiamo facendo diventerà in assoluto la più importante di tutte e la nostra giornata tornerà ad avere un senso. La presenza mentale, non ce lo dimentichiamo, è una conquista e si ottiene con il tempo e con l'esercizio costante. Perciò non vi dovete scoraggiare, se non sarà facile fin dall'inizio questo lavoro, lo diventerà con il tempo e se avete bisogno di confrontarvi con noi, utilizzate pure i nostri numeri di telefono e i nostri indirizzi mail. Potete anche confrontarvi con qualcuno che conoscete e come voi, magari chiuso nella casa accanto alla vostra o come abitante di un paese lontano, sta iniziando a meditare proprio come voi. Il primo file audio sarà quello di Cecilia, che vi guiderà nella consapevolezza corporea e delle sensazioni corporee attraverso il body scan. Perciò guardate il video di Cecilia e poi cominciamo. Vi saluto e buona meditazione a tutti.